Celebrata a Triponzo di Cerreto di Spoleto la cerimonia di consegna delle chiavi di due alloggi ATER ricostruiti dopo il terremoto del 2016, destinati ad altrettante famiglie del luogo. Per l'occasione erano presenti fra le figure istituzionali l'assessore regionale Enrico Melasecchi, il presidente di ATER Umbria Emiliano Napoletti e il sindaco di Cerreto di Spoleto Gian Domenico Montesi. La palazzina era stata dichiarata inagibile immediatamente dopo il sisma e ora, su un totale di 3 alloggi, 2 sono stati riconsegnati alle rispettive famiglie, mentre il terzo sarà presto assegnato. Questi interventi rientrano nel primo stralcio del programma di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, conforme all'ordinanza numero 27 del 2017 del commissario del governo per la ricostruzione. L'assessore Melasecchi ha sottolineato l'importanza di tali gesti, definendoli piccoli segnali importanti e fondamentali per accelerare il ritorno alla normalità nelle zone colpite dal sisma. L'opera completata rappresenta un passo avanti significativo, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19. I lavori di ricostruzione, come precisato da ATER, non si sono limitati alle sole strutture portanti, ma hanno incluso anche opere di miglioramento sismico. Il progetto è inoltre mirato a mantenere intatta la conformazione originale dell'edificio. ATER Umbria ha anche provveduto a riqualificare gli spazi esterni al fine di garantire una migliore fruibilità degli alloggi. Il costo totale dell'intervento si è attestato sui 568.000 euro.